E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft. Dunque faccio una piccola intro a questo episodio perché doveva uscire praticamente dopo un altro episodio che purtroppo si è andato a benedire. In pratica che cosa è successo? Io ho registrato come al solito un episodio, però il computer ha deciso di registrare soltanto la webcam, mentre l'intero gameplay, che tra l'altro è durato anche più del solito, circa 30 minuti invece dei soliti 15, 16 o 18, è sparito completamente. Sul computer non esiste file di questo video. E quindi adesso brevemente vi farò vedere, cioè vi riassumerò che cosa ho fatto in quella puntata, cioè nell'episodio che non è mai uscito. Ho fatto questa costruzione, questa piccola casetta, che altro non è che una sala di incantamento. Infatti, come vedete, ho fatto tra l'altro un piccolo giardinetto con uno stradellino. Carino, tra l'altro, secondo me è venuto, mi piace abbastanza. Fatto a questa maniera, dentro molto piccolo, però molto concentrato, soltanto con una fila di libri, non a doppio strato come ho fatto anche tipo nella serie scorsa. Già in questo modo riusciamo ad incantare fino al livello 30. Per il momento però abbiamo soltanto 24 livelli, preferisco arrivare almeno al 30 e incantare poi. Seconda cosa, che cosa ho fatto? Mi sono messo a costruire la nostra base del Nether, e quindi vi farò subito andare a vedere più o meno come ho pensato di farla. Devo dare qualche ritocchetto in quella, però diciamo che per lo più ci siamo, ecco. Ed eccoci qua ragazzi nel Nether. Prima avevamo soltanto qui il portale e basta. Adesso ho fatto l'intera costruzione in stone brick sopra e sotto. Messa qualche redstone lamp, già attivata, tutto a posto. E ai lati ho deciso di tenere aperto comunque in modo da vedere all'esterno se ci sono mostri o altro, mettendo delle fence di Nether brick. In questo modo mi sembrava un contrasto abbastanza carino, poi magari se manca qualcos'altro pian piano costruiremo il tutto praticamente. Dunque, fatta questa piccola premessa, che cosa ho intenzione di andare a fare oggi? Ho intenzione di andare a fare un po' di mining. Se vi ricordate, qua giù dove ho trovato la fortezza del Nether, ho costruito anche un altro portale. Un altro portale che ci riporta all'Overworld, però tipo a 4000 cubi da casa. Ed eravamo dentro ad una grotta che io ho esplorato leggermente linee dintorni del portale e si è rivelata ovviamente non una grotta qualsiasi, ma una grotta dove c'è praticamente una miniera abbandonata. E quindi, come tutti sanno, le miniere abbandonate sono piene di tesori, piene di roba, piene di tutto. In questa serie ancora non ne ho trovata nemmeno una, quindi andremo insieme ad esplorarla tutta quanta. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati qui nel punto dove ci ha spawnato il portale sull'Overworld. Io farei, se non l'ho già fatto, non lo so, non me lo ricordo, faccio una screen per le coordinate, perché comunque come sappiamo perché come sappiamo i dungeon dove ci sono questi tipi di miniere, cioè sono veramente enormi. Eccola qua, vedete, vedete, ecco qui, vedi. Quindi io direi di cominciare ad esplorare un po' queste miniere abbandonate. Ho portato un po' di roba per il mining, picconi di ferro, picconi di diamante, roba così, e mi sono scordato però di portarmi tipo la terra per fare specie di ponti in questo modo. Dunque, come tanti di voi sicuramente sapranno, all'interno di queste miniere si nascondono tanti tesori e soprattutto anche diversi spawn. Cioè, perché è anche molto pieno di mostri, tra l'altro. Spawn che di solito sono di ragni o scheletri addirittura. Io spero addirittura di trovare uno spawn di scheletri, perché non so se l'ho già detto in un video o meno, io ho trovato uno spawn di scheletri, però è molto lontano da casa, tanto lontano, circa quasi 500 cubi da casa. Però è abbastanza lontano da casa, però non abbastanza lontano da costruirci un portale in modo da fare prima. Perché come sappiamo i portali quando li costruiamo, sentite già il rumore di ragno infatti, devono essere distanti l'uno dall'altro un tot di cubi, perché altrimenti ti spawnerebbero sempre nello stesso portale e quindi non avrebbe assolutamente senso. Dunque, qui vedo che stiamo scendendo ancora e io guarderei addirittura se ci sono delle entità dietro a questo muro. Sembra non ci sia nulla, quindi inutile anche sfondarlo. Prendiamo qualche pezzo di carbone, che tanto ci servirà anche se ne abbiamo in abbondanza, ma no, non sappiamo quanto staremo qua sotto, sinceramente. Legno ce n'abbiamo, ma ce n'abbiamo anche in abbondanza qui per qualunque evenienza. Direi di prendere magari anche qualche rail, perché se davvero non troviamo nessuno spawn, io a quel punto se devo fare, cosa dovrò fare? Ehi, guarda, guarda, fiero. Guardalo. Tiè, pirsta, fermo, giorno, ragazzi. E vai.
No, mi sono piantato nella ragnatela. Madonna, ragazzi. Oh, vai. E cosa stavo dicendo? Ho bisogno di tante rail perché se non trovo uno spawn di scheletri qua dentro o da qualche altra parte, io dovrò farmi un binario tutto sottoterra e mi porti a quello spawn che già ho trovato. Almeno è un modo per fare un pino prima. Dunque, di qua ci sono stato, direi di andare da un'altra parte. Di qua ci sono stato, di qua. È un labirinto, ragazzi, eh. Che magari se troviamo quella grossa, enorme, ci staremo davvero una vita. Se troviamo quella una fatta un po' meglio, magari. Ehi, ti ho visto. Tu stai lì dietro fiero a guardarmi. Boia. No. Quanti siete? Madonna ragazzi, siete troppi. Siete troppi. Io odio i creeper. È pieno di mostri qua sotto. Forse ci potrebbe essere anche uno spawn di zombie da qualche parte. Però sembra che non mi vogliono attaccare più di tanto. E mi va anche più che bene. Non t'azzardare più. Madonna ragazzi. Da dove arrivi te? Da dove arrivi? Dimmi se c'è uno spawn. Dimmi se c'è uno spawn. Intanto muori. E poi dimmi se c'è uno spawn qua. Che se c'è, Crysis è contentissimo. Lì c'è uno zombie che balla fiero. Non ci interessa. Andiamo da un'altra parte. Oh, perfetto. Qui si scende. C'è un creeper che ci aspetta a farci un agguato. Troppo vicino, troppo vicino. Riuscirò a non far esplodere un creeper una santa volta? E non prendere tutti questi danni. Meno male è un'armatura di diamante, ragazzi. Perché altrimenti qui sarebbe una cosa seria. Qui si va da un'altra parte perché dove non vedo luce non ho ancora esplorato e quindi aia. Come faceva a stare in piedi quello? Scusa. Allora, c'è dell'oro e io lo prendo più che volentieri. Tanto tanto oro per noi. Dunque, di qua non ci siamo stati, quindi andiamo ad esplorare. E non c'è niente. Vicoli ciechi. Finché troviamo vicoli ciechi, ragazzi, può essere anche una cosa buona per certi versi, perché ci ricordiamo magari un po' la strada di casa. Però qua giù vedo del buio, quindi sicuramente non ci sono ancora stato. Eh no, assolutamente no. Ed è un altro vicolo cieco, l'ennesimo ancora. Di qua invece sembra continuare. E quindi non andiamo. Comunque non ho ancora trovato nessuna cesta. Cioè, vi pare? Ah, altro vicolo cieco. Possiamo non ci sia niente, nemmeno un'entità dietro al muro, quindi vuol dire che c'è qualche cosa. Vuol dire che qua dietro continua il dungeon, ci deve essere per forza qualche cosa. C'è un cavolo. Però rumori ci sono sempre, quindi da qualche parte devono essere, eh. Da qualche parte ci devono essere tutti questi mob. Maledetti, dove sono? Sono nascosti, eh. Sono nascosti in tutte queste rovine, accidenti a loro, perché non salta? No, perché c'è il tettino basso qui. Ok, devo trovare un'altra via. Se io risalgo la corrente qui, dovrei tornare indietro, perché è l'unica via dove si torna indietro, credo. E provo da un'altra parte, perché assolutamente non c'è nulla, madonna. Ok, qui dove era esploso il creeper, quindi ci sono stato, e qua giù non c'era più niente, però qui si può sfondare. Io ovviamente non mi sono portato neanche un'ascia, sapevo andavo in un posto come questo, ma non mi porto l'ascia, bravo. Oh, qui però siamo andati ancora più sotto. Qui non c'è più il dungeon. Qui siamo tornati in una grotta comune. Siamo tornati in una grotta normale. Chissà se è un bene. No, sembra comunque sia un vicolo cieco. Non ci sia più di nient'altro. A meno che non prosegua dietro la lava. Infatti c'è qualcosa qua giù. Vabbè, andiamo ad esplorare. Visto che comunque quel dungeon era poverissimo, cerchiamo in un dungeon normalissimo allora. E continuiamo ad esplorare. Se è un vicolo cieco anche qui, mi vedi incazzato subito, eh. Ma no, sembra continuare e anche tanto. Ehi, oddio, era un pipistrello. Era un misero pipistrello brutto. No, serio. Cioè, finisce qui. Questa è una miniera di carbone e basta, non c'è niente. Dunque, dietro a questo muro mi dice ci sono 15 entità. E quindi mi sa molto di spawn. In effetti qui continua. Sento dei rumori strani. Non riesco a interpretare che tipo di mob sia. Spero solo non sia un mob nuovo. Sentite, ho detto.
Sentite? 7, 9, 20 entità. Dove? Forse è una strega che ride. No, da qualche parte qui devo sbucare, ragazzi. Sentite? In effetti è un punto che non ho esplorato. C'è tanto oro. Ah, qui però dove ero prima. Ehi, no. Aspetta, fermi tutti. Qui c'è uno spondiragni, eh. Questi sono ragni velenosi, questi sono ragni velenosi. Questo ragno velenosi non mi sono portato neanche un po' di latte. Neanche un po' di latte. Questi uccidono. Non ci hanno morso, non ci hanno morso. Ragazzi, i ragni delle caverne sono uno dei mob più ostili di questo gioco. Che ti avvelenano tantissimo e ti fanno parecchio male. Ok, siamo tornati nel dungeon di prima. Però in un posto completamente differente. Se non altro forse c'è ancora qualche mistero. Forse c'era davvero qualche tesoro. Chissà. Ragazzi, vi posso dire che mi sono straperso. Qua giù ci sono tanti zombie. Ragno. Però sembra un ragno normalissimo quello. Ed è bene comunque stia lì sotto. No, mi sono persissimo. Non so più dove sono adesso, sicuro. Ok, questa caverna è veramente grande. Piena di ferro, tra l'altro, però. Direi che... Ok, qui ci sento altri rumori. Qua vedo la luce, quindi... Quindi, lava. Non ci sono ancora stati. No! Che palle, quanto odio questi qui. Avessi il Silktouch, li prenderei. Lo userei magari da qualche parte. Si scende ancora, si scende, si scende. Qua giù siamo in un dungeon normale. Ok. Aspettate un attimo, ragazzi. Sentite? Vabbò, banfa. Ho fatto il giro di tutta la grotta e sono tornato al portale. Oh, che bello. Che bello, non ho trovato niente, non ho trovato nulla, nulla. Non c'è niente qua sotto. È il dungeon più povero di Minecraft. Non esiste un dungeon così, cioè neanche... Ho trovato soltanto un po' di oro. Nient'altro. Magari proverò, continuerò a cercare da... Oh, forse qui. Senza farmi troppo male. Una buca senza niente. Ovviamente. Ovviamente. Pensavo di esplorare un po' insieme a voi per vedere se trovo magari qualche cosa, farmi... Chissà. Invece sono venuto qua sotto. Ho preso due schiaffi da qualche mob. Non mi hanno dato niente. Non ho trovato né uno spawn, né diamanti. Solo un po' d'oro, niente di che. Userò questo dungeon per prendere un po' di rail gratis. Quello sì, quello potrebbe essere utile. Ma poi, per il resto, mi vedete qui dietro, io sono curioso ormai. Dunque, qua ci sono stato prima. Boh, non ho ricordato. Oh, no, finalmente qualcosa. Finalmente qualcosa. Oh, vai, delle power rail. Delle power rail gratis così. Ma io prendo tutto. Carbone e un'altra iron pickaxe. Non è che poi sa che cosa. Però dai. Qualcosa si è trovato. Qualcosa c'era. Qualcosa almeno c'era. Qui ora questa mi ha rotto le balle. La chiudo. E comunque c'è un bel Grand Canyon qua sotto. No. Ehi. Chi è? No. Quanti siete? C'è uno zombie. C'è uno scheletro. Lo schilitrio. Come parlo. Allora, lo scheletro mi ha ammirato da quella direzione. Che sei Robin Hood? Dove sei io? Sei di qua? Eh? Sei di qua? Sei nascosto, eh? Lezzino, dove sei? Qua ci sono stato, è buio. Benone. Vicolo cieco, ovviamente, ovviamente. E niente, io farei una cosa a questo punto. Io potrei anche pensare di concludere il video qua, continuare magari l'esplorazione e vedere se ne uscirà qualcosa. E se troverò qualcosa, magari vi racconterò nel prossimo video. Che ne dite, ragazzi, visto che qui adesso non c'è più niente? Che direi, posso continuare l'esplorazione qua giù nel dungeon per vedere se c'è qualche cosa. Eccolo. Eccolo. Mi aspettavi, eh? Io sapevo di qua giù, sai. E anche il canyon finisce qua. Perfetto, ragazzi, non c'è un cazzo.
Quindi ragazzi, direi che per oggi l'appuntamento può concludersi qua. Nel prossimo spero di riuscire a trovare qualcosa in questo dungeon e farvi vedere magari cosa ho trovato, se trovo qualcosa di utile, tornare a casa. Comunque, anche se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare like, commentare, iscrivervi al canale se non ancora fatto, Facebook e Instagram li trovate nella descrizione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!